Non so se sì, mi sentite? Sì. Buonasera, io mi scuso con Katia e con i relatori presenti perché purtroppo per un impegno dovrò lasciare fra una mezz'ora l'incontro, ma non posso non approfittare della presenza del professore per fare una domanda. Raggiungo. Fatta una brevissima premessa che appunto in rappresentanza del forum sono qui, Forum Paesaggio Marche, come ha detto Katia poc'anzi, perché il forum si occupa di paesaggio, professore, della tutela del paesaggio che noi riteniamo essere un bene comune, tanto che nell'articolo 9 della Costituzione è tutelato appunto. E quindi volevo approfittare anche per darvi una comunicazione che ritengo importante, perché il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio finalmente ha licenziato una proposta di legge di iniziativa popolare, di cui sentirete parlare presto, e per la quale, diciamo così, sono state impegnate tantissime energie dal punto di vista sia tecnico, professionale, giuristi, agronomi, architetti, urbanisti e quanti altri, e si è arrivati a fare questo testo che verrà presentato ufficialmente alla sede della Treccani il 1° di marzo, e quindi sentirete appunto parlare di questo testo che noi vogliamo sottoporre al prossimo Parlamento, naturalmente, perché sia approvato. La vicenda di Portonovo è evidentemente una vicenda più locale che riguarda Ancona. Il presidente Andrea Fantini, presidente di Portonovo per tutti, si scusa ma è malato, sta a casa, e mi ha detto appunto di salutarvi, e Katia sarà bravissima a fare, se vuole, una sintesi di quello che è avvenuto appunto in questi anni di questa bellissima iniziativa dal basso, appunto per evitare che venga svenduto un bene comune, patrimonio. Ma la domanda, e vengo alla domanda, professore, è come mai, o meglio sono due, ci sono voluti 30 anni per far recedere da diritto soggettivo a interesse legittimo la costruzione, no? Sul suolo, quindi la legge, mi riferisco alla legge Bucalossi che è del 77, e ancora peggio, come mai è possibile che negli recenti anni sia possibile addirittura vendere o cedere a privati il demanio dello Stato. Ecco, questo credo che sia una retrocessione molto molto grave, che noi da cittadini vorremmo capire come sia stato possibile. Grazie. Grazie per la domanda, ovviamente interessantissima, che mi permette anche di provare a capire, diciamo, suddividere i cosiddetti beni comuni in beni propri materiali, come appunto un manufatto, una spiaggia, ciò che è tangibile, rispetto a beni immateriali, intangibili. Prima parlavamo di brevetti, ma pensiamo anche alla rete, al governo della rete, ma anche, secondo alcuni, rientrerebbero tra i beni comuni anche i diritti fondamentali della persona: il diritto alla salute, il diritto ad avere delle cure, il diritto a poter accedere non attraverso vie privatistiche ai servizi sanitari, quindi sanità pubblica e quanto altro. Tra questi beni comuni sicuramente c'è il paesaggio, e qui la fonte giuridica la troviamo sicuramente nell'articolo 9 della Costituzione, perché guardate, il paesaggio è stato tutelato per moltissimi anni, anche in modo efficace, attraverso il DDR del periodo fascista, che appunto permetteva questa tutela, e poi ulteriormente rafforzato da un sottosegretario che poi è deceduto qualche
qualche giorno fa di Napoli e Galasso. E grazie appunto a quei decreti cosiddetti di Galasso è stato per esempio possibile difendere anche il Monte Conero, Porto Novo e qui Iumide. Andiamo a ricordare anche tutte le battaglie che sono state fatte a fine degli anni 70, negli anni 80, che poi hanno portato anche alla nascita del parco del Conero. Allora, com'è stato possibile, la domanda è questa, retroagire dal diritto soggettivo, che è un diritto che spetta a tutti, è un interesse legittimo, cioè l'interesse che la persona ha, che l'amministrazione si comporti nelle sue decisioni in modo legale, cioè attraverso una certa procedura, ma appunto è un affievolimento del diritto soggettivo, non vorrei essere troppo tecnico. Com'è stato possibile tutto ciò? È stato possibile perché, come ricordavo prima, si sono intrecciate e a sua volta rafforzate tra loro quelle politiche giuridico-istituzionali che hanno portato alla svalorizzazione dell'idea del pubblico e della soddisfazione dei diritti sociali, invece alla valorizzazione di idee ordo-capitaliste, cioè del sfruttamento anche di beni che dovrebbero essere sottratti al mercato per fini, per finalità di produzione di surplus, quindi rendite e utilità di coloro che già detengono la ricchezza, tanto che non devo dirla a voi, e la forbice si è molto ampliata, sempre meno persone detengono sempre più ricchezza e invece la classe media è stata impoverita e il livello, diciamo, di soddisfazione minima dei diritti che rientrerebbero tra i beni comuni si è abbassata e molti non riescono a soddisfare le esigenze primarie della persona. Quindi è stato possibile ed è possibile per esempio attraverso lo sfuggire allo Stato-nazione da parte di chi detiene i brevetti, la ricchezza, il potere. Cioè noi per esempio oggi non sappiamo dove sono detenuti i server, e cioè quei grandi computer, attraverso cui oggi passa il 90% dell'informazione. Cioè pensate a questo, noi oggi principalmente comunichiamo tra noi attraverso internet, social network, eccetera. Se chi detiene il controllo di quei punti della rete decidesse di non farci più dialogare tra noi, noi perderemmo anche il diritto a poter dialogare. E come possiamo noi governare un soggetto che ha la sua sede legale in un stato anche piccolissimo, magari su un atollo in mezzo all'oceano? Come riusciamo noi a governare questo? Come riusciamo noi? Il tema è quello anche della tassazione, no? delle compravendite che avvengono attraverso internet. Come riusciamo noi? È un tema importantissimo. Come ci siamo arrivati l'abbiamo capito. Quindi parte, diciamo, destra e comunque di analisi ci siamo. Di fronte a questo nuovo scenario, che è appunto quello che viene definito con il termine la globalizzazione, noi come riusciamo a incidere? Una volta, quando la Lega Ambiente era la Lega Ambiente, venne coniato uno slogan che poi era il congresso, che era quello di pensare globalmente e agire localmente. E io penso che la partecipazione, il partecipato, vada in
questa direzione, cioè alla fine le comunità locali, quelli che hanno un interesse, possono, attraverso forme di resistenza, di organizzazione, di elaborazione, contrapporsi. Però io non ho la risposta, ma penso non ce l'abbia nessuno che non sia un visionario. Dobbiamo intanto aver coscienza della situazione, dell'analisi, avere un'analisi del contesto e del momento. Dopodiché alcune certo idee possono venire. Per esempio, io mi sono fatto una ricerca sui poteri che hanno i sindaci, qui passo l'assist al secondo relatore, in materia di soddisfazione di bisogni importanti della persona, per esempio per la tutela della salute pubblica, da dove hanno poteri che gli sono delegati direttamente dal governo, e quindi la possibilità di emettere ordinanze sindacali contingibili, urgenti, e che non sono soltanto limitate, faccio un esempio, a dire non uscite di casa se c'è la nube tossica, ma che possono essere agite invece in modo molto, molto più ampio. Io ricordo, per esempio, che feci fare un'ordinanza perché era uno scandalo il Metropolitan Longarignano abbandonato, e il sindaco dell'epoca fece l'ordinanza per poter, almeno dal punto di vista del decoro e dell'architettonica, ordinato alla proprietà di sistemare almeno la facciata e quant'altro. La proprietà fece ricorso al TAR, perse, perché appunto c'è questo potere. Tra l'altro, questo potere a me sembra che sia ampliato, ovviamente in termini negativi, dal cosiddetto decreto Minniti, ma che però può essere invece utilizzato anche in termini positivi, appunto perché amplia la possibilità dei sindaci di poter intervenire attraverso ordinanze, espropri e quant'altro, per ovviamente tutelare certi beni e certi interessi. Quindi, questo è il mio assist, con grande interesse ascolto l'esperienza di un sindaco che ha provato, attraverso gli strumenti che lui pensava di avere, di poter rafforzare, tutelare i beni comuni nella sua comunità comunale. Le comunità resistenti, no? Per in qualche modo trovare delle modalità nuove per poter avviare percorsi magari inesplorati, ma comunque che valgono la pena di essere sperimentati. Grazie Antonio. E inviterei direttamente anche Saverio, così facciamo quasi una riflessione insieme. Allora, presento Antonio Sebastianelli, il sindaco di Terre Rovereschi, che ci illustrerà appunto il percorso e le difficoltà, no, che probabilmente sono state incontrate, studiate e superate per arrivare a questo regolamento comunale. Ne ho già parlato prima, quindi non ruppo tempo. Intanto grazie Cati per la possibilità, grazie a tutti voi di essere qui presenti, tutte le varie associazioni. Non sarò così bravo come il professore, quindi probabilmente non sono un giurista, quindi qualche termine, chiedo scusa a tutti voi e anche a chi è esperto in questo campo già in partenza, perché sicuramente qualche piccolo appunto sicuramente mi potrebbe essere fatto. Bene. Beni comuni, già il professore è entrato in questa nella definizione. La categoria, poi anche questa è una definizione che, se voi andate, visto che si parlava di internet prima, anche questo è un bene comune, andate lì e trovate quante ne volete, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, potete sbizzarrire. Poi io c'ero una che mi piace tanto, la vedremo dopo. Quindi partiremo questa sera, cercherò di essere breve,
cerco di rispettarla, che qualche volta dentro ad andare oltre. Quindi parleremo di partecipazione della comunità, beni comuni, una nuova definizione per il professor Maddalena, anche questo abbiamo cercato di fare. E poi quello che è, perché avete visto qui in cima, lo diceva prima Cati, noi partiamo, qui avete scritto Comune di Terra Roveresche, qualcuno non saprà neanche dov'è perché è nuovo, abbiamo poco più di un anno di vita, siamo nati il 1° gennaio del 2017 dalla fusione di 4 comuni, Barco, Ciano, Piaggio e San Giorgio di Pietra. E questa esperienza, quindi di questo regolamento per l'acquisizione del patrimonio dei beni in stato di abbandono, l'abbiamo iniziata quando io ero sindaco del comune di San Giorgio di Pietra, quindi un po' di tempo fa, per essere precisi a febbraio del 2016. Quindi questa è una... Poi, come tutte le cose, ecco perché trovate qua scritto il nuovo corso, perché poi le cose vengono affinate, il regolamento è stato ulteriormente modificato ed anche integrato. Ecco, partecipazione della comunità, perché sia quando eravamo comune di San Giorgio di Pietra che oggi, con questa nuova realtà, abbiamo subito messo in pratica questa cosa della partecipazione della comunità, cercando di in qualche modo stimolare le persone a prendersi carico, a farsi carico della cura del territorio, perché qualche volta i comuni, specialmente i più piccoli, anche se vogliono, non riescono, perché per via del patto di stabilità, oggi si chiama pareggio di bilancio, comunque sia, non ci sono le risorse, non si possono spendere e quant'altro. E allora, prima un articolo introdotto col famoso decreto del fare, quindi si parla quando c'era il governo Monti con il ministro Passera, poi adesso con il codice dei contratti, il nuovo codice dei contratti, scusate, è stata inserita questa cosa che sicuramente voi conoscerete, quello del baratto amministrativo. Noi l'abbiamo già applicato sia quando eravamo a San Giorgio che oggi a Terra Roveresche. In poche parole, noi facciamo ogni anno un avviso, le persone che vogliono si iscrivono a questo albo e chi partecipa nella cura, nel prendersi cura del comune, del territorio, di tante attività che il comune fa, partendo dalla manutenzione di un'aiola, lo spazzare davanti, non so, gli edifici pubblici o la polizia, noi scontiamo la TARI del 50%. Quindi questa è una cosa che abbiamo fatto prima, è molto partecipata, perché anche adesso quest'anno abbiamo avuto 70 adesioni, 5.000 abitanti, comincia a essere un buon numero. Quindi ecco, qui per cercare comunque sia, sfruttando quelle che oggi sono le disposizioni di legge, qualche modo stimolare, perché oggi abbiamo anche un altro grossissimo fenomeno da contrastare, che è quello della perdita del senso civico, perché quella è, penso che sia comune dappertutto. E quindi questo va, questa tra virgolette agevolazione, chiamiamola così, va verso questa direzione. E qui vedete alcuni esempi, le persone che fanno piccoli lavori di manutenzione, addirittura mi sono spinto oltre, quando ero sindaco a San Giorgio, siccome abbiamo avuto una grande, nutrita adesione anche da persone che nella loro attività quotidiana fanno i muratori, abbiamo realizzato 400 metri di marciapiede con questa storia della cittadinanza attiva. E quindi da una parte il comune ha fatto l'opera, ha risparmiato tantissimo, e dall'altra parte c'erano i cittadini del comune che lavoravano in un'opera pubblica. E quindi è sicura. Alla fine abbiamo anche raggiungiamo l'obiettivo di far lavorare le persone di quel territorio, quindi sono ancora più contente e stimolate. E sicuramente l'opera alla fine è fatta bene, perché poi il cittadino che passa qui sopra si ricorda, il marciapiede l'ha fatto il signor Rossi, per esempio, che sta forse vicino di casa sua, quindi sicuramente chi lo realizza nel miglior modo possibile. Abbiamo, dicevo, parlato di beni comuni, beni materiali, immateriali. Questa che vedete qua è la famosa definizione di Rodotà, elaborata comunque sia la commissione di cui faceva parte. Questa invece l'ho ricavata da una lettera del nostro vescovo,
che ogni anno fa un incontro con tutti i politici, probabilmente l'avrà presa da qualche altro scritto, forse da Papa Francesco anche, non lo so. Comunque la definizione che piace a me è che i beni comuni sono quei beni che se arricchiti arricchiscono tutti, viceversa se impoveriti, quindi pensate, prima si parlava ai beni demaniali delle spiagge, nel momento in cui l'ho ceduto a un privato, no, in qualche modo impoverite, quindi ci impoveriamo tutti. Quindi questa è la definizione che è quella che mi sento più vicina a me. Abbiamo parlato, professore, dell'articolo 42, che è quello da cui parte poi l'esperienza di San Giorgio di Pesaro prima, oggi del comune di Terre Roveresche, e comunque sia anche di altri comuni italiani, perché in giro per l'Italia ci sono anche altri comuni che hanno provato a mettere in pratica l'applicazione almeno di una parte della Costituzione, in questo caso dell'articolo 42. E soprattutto vi invito, per chi non l'avesse già fatto, ad andare a leggere i lavori dell'osservatorio sui beni comuni del comune di Napoli, dove all'interno c'è il professor Maddalena, il professor Lucarelli e tanti altri, dove hanno comunque sviscerato e affrontato in maniera molto analitica tutti questi aspetti. Li trovate tranquillamente su internet, digitate e li potete scaricare. Poi chiaramente parliamo di articolo 42 della Costituzione e parliamo anche di codice civile, perché poi le due cose vanno pari passo. E come poi vedremo verso la fine della nuova esperienza di quello che è il comune di Terre Roveresche, quindi e nelle modifiche del regolamento che ci sono state dalla parte precedente e anche in questi scritti che trovate dell'Osservatorio dei Beni Comuni del Comune di Napoli, si parla sempre della lettura costituzionalmente orientata del codice civile, perché comunque sia, lo ricordava prima il professor Di Stasi, il codice civile è antecedente alla Costituzione, quindi comunque sia anche il codice civile sotto certi aspetti dobbiamo leggerlo anche con un orientamento chiaramente verso la direzione della Costituzione. Chiaramente una buona parte, come dice il professor Maddalena, di tutti i giudici, dei magistrati eccetera, non è molto incline all'articolo 42, quando si parla che la proprietà è pubblica o privata, e comunque sia vede la proprietà privata come un diritto che non è assoluto, come quando c'era lo Statuto Albertino. Anche poi la Carta fondamentale dei diritti europei non vede la proprietà privata come un diritto assoluto, e quindi questo poi ci è venuto in aiuto anche nella stesura e riscrittura di quello che è il regolamento attuale, che potete trovare tranquillamente, oggi c'è l'amministrazione trasparente, quindi lo trovate sul sito del comune di Terre Roveresche, che lei l'ha già scaricato. E quindi la base sul quale sono stati scritti questi due regolamenti è questo libro del professor Maddalena, Il territorio, bene comune degli italiani. Vi invito, chi non l'ha letto lo può leggere, oppure se lo invitate probabilmente viene Luigi De Giacomo, che è il suo collaboratore, perché è professore, specialmente in questo periodo è molto 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 impegnato. Dopo il referendum costituzionale sul sì e no, insomma, è stato un aumento di impegni che poi il professore si avvicina a 80 anni passati. Per chi non lo conosce, Maddalena è stato il vicepresidente della Corte Costituzionale, quindi proprio non è l'ultima persona arrivata, è comunque una persona che su questo tema, quindi del territorio come bene comune degli italiani, in questo caso dei popoli, e su tutta la parte legata anche legata al pareggio di bilancio eccetera, si sta spendendo moltissimo. Quindi ecco, partiamo dall'articolo 42, la proprietà è pubblica o privata, e quindi seguendo l'altra parte dell'articolo, è la legge che determina i modi in cui la proprietà privata viene garantita. E la cosa importante è che la funzione sociale, e questo dice la nostra Carta Costituzionale, ci permette di garantire la proprietà privata. Quindi significa
che nel momento in cui la funzione sociale di un bene viene persa, in quel momento quel bene può ritornare in mano al popolo, perché alla collettività, al popolo. In questo caso il comune, la comunità, è la parte di popolo più vicino, in questo caso, all'ambito in cui noi ci troviamo. Ma uno potrebbe domandarsi perché se il comune, il sindaco di San Giorgio, tanti altri sindaci, in questo caso Napoli, vogliono utilizzare l'articolo 42, fare un regolamento e poi cominciare a prendere. Qualcuno parla di esproprio, ma non è un esproprio, poi vedremo. Lo stesso osservatore dei beni comuni e lo stesso professor Maddalena parla di acquisizione coattiva al patrimonio comunale, poi vedremo perché. Ma la constatazione è che sempre in maniera più frequente, anche in questo caso accentuata dalla crisi, noi abbiamo tantissimi beni che sono abbandonati, tantissimi sono inutilizzati e basta pensare alle tantissime lottizzazioni che si trovano nei nostri territori, che sono ferme per via dei problemi che ci ha lasciato la crisi. Questi sono grandissimi danni che noi facciamo, prima di tutto per quello che è il decoro urbano, perché immaginate una lottizzazione con l'erba alta, poi ci sono tutti i problemi legati alla tutela della sanità pubblica. Queste due paroline, ricordatevi, il degrado urbano e sanità pubblica sono due materie, testo unico, l'articolo 54, in base al quale un sindaco può emettere un'ordinanza e quindi può ordinare al proprietario, gli aventi diritti, di fare determinate attività. Questo il sindaco lo può fare, non c'è bisogno del regolamento che poi illustriamo, questo lo può già fare oggi con la legge. Quindi, non solo, questi beni lasciati abbandonati possono anche essere occasione di comportamenti illeciti, questo è chiaro. E quindi l'idea, dalla constatazione, nasce poi l'idea di un regolamento che permette di poter avere la titolarità, perché voi pensate, fin tanto che un comune, un sindaco, non mette in piedi questo procedimento, voi davanti vi trovate, sì è vero, un bene abbandonato, ma comunque sia, è pur sempre un bene privato. Quindi non è che il sindaco domattina si alza senza fare niente o qualcun altro prende e entra in un bene che non è nostro, perché lì commetteremo un illecito. Quindi c'è tutto un procedimento da fare. E quindi la finalità è poi quella di poter avere la titolarità di intervenire o direttamente su quei beni, oppure darli in concessione anche a una serie di associazioni. Oggi, anche col nuovo codice del terzo settore, se siete chi ha avuto modo già di studiarlo, c'è proprio scritto oggi a caratteri cubitali che la riqualificazione dei beni è un'attività di interesse generale. Quindi l'interesse generale va in prima battuta gestito da chi? Dal pubblico, quindi i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e quant'altro, e soprattutto dai cittadini, sì, associati in questo caso. Poi chiaramente c'è anche il singolo, ma in questo caso il cittadino associato. Dicevo, l'utilizzo potrebbe essere anche diretto, concessione a terzi, volendo, il grande patrimonio abitativo che c'è, prima di costruire qualcosa di nuovo, cerchiamo di utilizzare quello che già c'è, quindi anche il social housing. Ecco, lo strumento è l'articolo 42 della Costituzione, quindi un regolamento che ci permette di applicarlo. Questa è la prima fase, l'ho chiamata, beni comuni prima fase. Qui siamo nel estinto comune, perché non c'è più, di San Giorgio di Pesaro. Noi approvammo, come vi dicevo, a febbraio del 2016 questo regolamento, lo modificammo successivamente ad ottobre, ma erano alcune modifiche molto semplici di dettaglio, non sostanziali. E quel regolamento, questo è un passaggio che dovete tenere bene a mente, era basato esclusivamente sull'articolo 42 della Costituzione, cioè un immobile che perde la funzione sociale.
Pensate a una casa abbandonata, vuota, che comincia a cadere a pezzi, quello perde la funzione sociale, perché sicuramente non può essere inagibile, quindi non può essere abitato. È uno dei tanti esempi, Vedete qui sotto, quindi, a chi ci rivolgevamo con quel regolamento? Agli immobili abbandonati, in stato di degrado, incuria, non mantenuti e utilizzati per più di 10 anni, oppure tutti quegli immobili, ecco, vi dicevo prima, che ricadevano nelle fattispecie dell'articolo 50 e 54 del testo unico. Il passo successivo era quello di mappare il territorio comunale, quindi andare a fare una rilevazione puntuale di tutti questi beni che ricadevano in queste fattispecie. Nel nostro caso, San Giorgio, ne rilevavamo 11. Su questi qui abbiamo fatto due ordinanze. Qui vedete la foto, mi dispiace che forse qui in cima non la vedrà molto bene, ma due immobili. Questo è proprio nel centro storico, dentro il castello. Questo qua è vicino alla scuola. Due immobili abbandonati. In questo caso è un immobile dove i proprietari si sono persi nella notte dei tempi, perché l'ultimo proprietario 60 anni fa, 70 anni fa, è emigrato in America, lui non c'è più e l'immobile è rimasto. Se fate una misura al catasto, andate in conservatoria dei registri, non trovate più niente. Quindi poi, se per chi è esperto in diritto, se voi leggete l'articolo 827 del codice civile, si dice che la proprietà non può essere di nessuno. Questo viene dal diritto romano, non esiste la cosa nulla, la res nullius. Quindi la proprietà o è di uno o è di tutti. E quindi, se non è di nessuno, questa di chi è? Dello Stato, del Comune, questo qua. Questo invece è un altro immobile vicino alla scuola, dove i proprietari deceduti già da 20 anni non hanno mai aperto la successione, quindi è un po', è abbastanza problematico, e quindi facevamo in quel caso lì l'ordinanza in cui avevamo impartito, ai sensi dell'articolo 54, perché queste qui, non essendo più mantenute, cominciavano a cadere, qui ci troviamo sulla pubblica via, quindi c'è anche il problema della tutela della sicurezza pubblica, quindi ci viene vicino anche la legge. E quindi il sindaco, in questo caso il sottoscritto, fece l'ordinanza, in quel periodo, il regolamento non c'è più, oggi superato, il regolamento diceva che viene assegnato al proprietario o avente diritto 120 giorni per mettersi in regola, a meno che ci siano problemi di crollo imminente, quindi lì chiaramente scattano nell'immediatezza, però qui il crollo imminente non c'era, quindi 120 giorni. Nei corsi 120 giorni, se non era ottemperato, il comune procedeva con la fase successiva, quindi l'acquisizione coattiva al patrimonio del comune, e quindi l'iscrizione nel registro, nella conservatoria dei registri immobiliari, con la proprietà che diventa proprietà di chi? Del comune di San Giorgio di Pesaro. Allora, 120 giorni perché? Perché 120 giorni è il termine ultimo per il ricorso straordinario al capo dello Stato, ecco perché 120 giorni. Questo però è il, passatemi il termine, di passato, nel presente, presente diverso. Ecco, infatti qui non a caso ho dato questo titolo, l'evoluzione. Perché? Perché poi da quel regolamento siamo passati alla versione nuova, l'evoluzione, come tutte le cose, insieme con il professor Maddalena e con due o più di avvocati, abbiamo cominciato a revisionare il regolamento, perché il regolamento di San Giorgio comunque in alcuni aspetti non era probabilmente calzante per tutta quella serie di beni e di problemi che un amministratore, un comune vuole andare a cercare di risolvere. E soprattutto perché oggi dobbiamo fare anche i conti con l'Unione Europea, anche se è vero che noi questa cosa non la facciamo mai, perché non so se io l'ho chiesto al professor Maddalena un giorno, ma mi spiega professore perché in Italia e in Europa fanno tutto, quando, non so se vi ricordavate, quando Draghi si è inventato, forse qualcosa che doveva essere già stato fatto molto prima, acquistare il quantitative easing, quindi acquistava i titoli di Stato, non venduti.
Se vi ricordate, a un certo punto, dopo la decisione, tutti erano in apprensione perché doveva pronunciarsi la Corte Costituzionale tedesca. Non so se vi ricordate, tutti in apprensione perché l'operatività di Draghi doveva sottostare a questa cosa. Io dico, ma professore, perché la Corte Costituzionale tedesca può fare delle cose e noi no? E lui, il professore, mi ha risposto: potremmo farlo anche noi, e che noi non lo facciamo in Italia, perché comunque sia, in base ai trattati, la legislazione europea si inserisce tra la Costituzione e il diritto interno. Quindi se vale per i tedeschi, vale anche per gli italiani, per dirvi. Questo era giusto un appunto per dirvi che il nuovo regolamento, che abbiamo poi rielaborato col professore, tiene conto anche di quella che è la legislazione europea. 3 minuti, se servirà qualcuno in più, posso sforare qualche minuto, faccio presto, cerco di velocizzare. E quindi l'articolo 42, perdita della funzione sociale, quindi l'aspetto sociale solidale, invece la Carta dei diritti europei, se vi leggete l'articolo 17, parla di interesse generale, quindi quando è che la proprietà privata viene ristretta, quindi può essere anche persa, quando viene leso l'interesse generale, la pubblica utilità, e per esempio la protezione dell'ambiente è un tema molto caro. E poi l'altro aspetto importante che dovete tenere in considerazione è che l'immobile abbandonato è un po' come se fosse un rifiuto, è come un rifiuto. E quindi se voi leggete la disciplina del rifiuto, articolo 183, il rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi abbia intenzione o l'obbligo di disfarsi. Quindi c'è il comportamento proprio del proprietario, come accade in tanti casi, in cui io quel bene non lo mantengo più, non lo utilizzo più, quindi me ne voglio disfare. E quindi questi nuovi aspetti sono poi stati portati e inseriti nel nostro nuovo regolamento. Questa è la definizione nuova, che se scaricate il regolamento potete tranquillamente andare a leggere. Comunque sono quei beni che il bene comune, poi non essendo più di nessuno, deve essere ricondotto a quella che è la proprietà di tutti, quindi la proprietà collettiva. Ecco, questo è il nuovo percorso del comune di Terranovese, che vi diceva prima Canti, approvato a novembre dell'anno scorso. Quindi si prende in considerazione sia l'articolo 42 della Costituzione e l'articolo 17 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, e quindi ci entrano tutti quei beni che sono in grave stato di degrado urbano, in Puglia, che possono determinare pericolo per la sicurezza e salubrità e incolumità pubblica, e quindi si è persa la funzione sociale, e quei beni dei quali il proprietario, non avendo il diritto, se ne vuole disfare. Dovremo fare la mappatura dei beni, perché abbiamo provato l'anno scorso, quindi partirà quest'anno. Abbiamo previsto anche la cessione volontaria, perché potrebbero esserci delle persone che si rendono conto delle problematiche, quindi cedono spontaneamente al comune il bene, quindi l'abbiamo previsto, poi dopo potrebbe capitare o meno, e in questo caso il sindaco adotta l'ordinanza ai sensi dell'articolo 54 del testo unico. In questo caso abbiamo dato un ulteriore tempo, se il cittadino lo richiede, quindi 120 giorni più altri 180 su richiesta degli interessati dalla notifica. Se questo non avviene, facciamo l'acquisizione coattiva del patrimonio comunale. Perché l'acquisizione coattiva? Perché nel momento in cui il bene perde la funzione sociale oppure lede l'interesse generale, la proprietà privata non è più garantita, e quindi di fatto quello è un bene che non ha più un proprietario, e quindi secondo l'interpretazione del professor Maddalena io non ho neanche la necessità di pagare l'indennità come comune, perché sennò parleremo di esproprio, perché nell'esproprio, quando un esproprio, io sono tenuto ad indennizzare, ma in quel caso, nel caso dell'esproprio, la proprietà ancora è pubblica, è privata, quindi c'è questo aspetto. E quindi ecco perché parliamo di acquisizione coattiva, quindi non di espropriazione, ma di semplice acquisizione della cosa al patrimonio comunale. Paolo Maddalena, se vi leggete
di studi lì è tutto argomentato in maniera molto puntuale. E poi, non essendoci proprietà, perché non è più garantita, andiamo a leggerci il codice civile, articolo 327, ci parla che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano il patrimonio dello Stato. Quindi, questa è la Costituzione. E quindi ecco che se parliamo di beni comuni, è chiaro che anche la governance, il modo di amministrarli, dovrebbe essere un modo partecipato. Quindi per esempio penso alle cooperative di comunità, quindi proprio la comunità stessa che può, infatti il regolamento lo prevede, dire, assegnare questi beni per far sì che la gestione sia fatta da tanti. Ecco, non solo, prima si è citato l'articolo 43, quindi i famosi servizi di interesse generale, questa è una definizione anche molto cara all'Europa, sono tutti quei servizi che servono a realizzare forme di coesione sociale e territoriale, la sussidiarietà, quindi i livelli che devono prendersi carico dei problemi, e questo è buonissimo perché il codice del terzo settore è stato approvato l'anno scorso, 2017. Ecco, un'attività di interesse generale è la riqualificazione dei beni pubblici o anche privati inutilizzati. Questo è importante, ci aiuta perché in questo percorso piano piano stanno arrivando anche ulteriori argomenti legislativi, ulteriori leggi che ci rafforzano questo concetto. Dicevo, le idee camminano con le gambe degli uomini, il professore citava Nenni, questa è una frase di Pietro Nenni, voglio ringraziare la sua Maddalena, dottoressa Milena Orlandi che è responsabile degli affari generali del nostro comune, che ha collaborato, questi due avvocati, l'avvocato Rocchetti e l'avvocato Rupoli, che hanno collaborato per stendere questo nuovo regolamento. Grazie. Antonio, è stato davvero interessante perché si è tradotto, no, in applicazione reale quelli che sono, no, delle visioni che da tanto tempo, no, tra tanti amici stiamo tentando, no, di percorrere. E la citazione, no, sulla legge del terzo settore aiuta anche ad aprire dei nuovi scenari su quelle che possono essere le possibili collaborazioni tra le amministrazioni pubbliche, le imprese sociali e le cooperative di comunità, che sono uno strumento molto potente perché consentono di meticciare quella che è l'impresa sociale, l'impresa comunque di terzo settore, con forme di collaborazione con la cittadinanza, quindi comunque con le attività di pseudo volontariato, no? Di apporto spontaneistico anche. E non so se c'è qualcuno di noi che vuole fare delle domande, assolutamente, e vi prego di essere brevi anche nelle risposte perché vorrei dare tutto il tempo che merita l'intervento di Saveria, perché l'intervento di Saveria invece va subito oltre, no? Dice, ok, una volta acquisiti i beni, il comune forse non ha la forza per poterli gestire, come si avviano dei processi per valorizzarne il senso? Quindi è assolutamente la conclusione della giornata di oggi coerente con l'inizio che ha avviato Antonio Di Stasio. Grazie. No, io sono stato, diciamo, il mio intervento su un punto che ha illustrato il sindaco poco fa, che è quello del baratto amministrativo. So che i comuni virtuosi, l'associazione dei comuni virtuosi premia questo tipo di pratica, io personalmente non sono molto d'accordo, tanto che questa pratica la chiamo cinico baratto amministrativo, e provo anche velocemente a spiegare le motivazioni. Il baratto amministrativo è una pratica, è un accordo che fa il comune con i suoi cittadini incapienti, cioè generalmente questo tipo di attività viene svolta da persone che non sono in grado di pagare le tasse comunali, quindi la tassa dell'immondizia, la l'IMU, la TAI ed altre cose. Il comune si trova, diciamo, in una difficoltà di buco di bilancio a causa di questo, e quindi utilizza questo baratto dicendo alle persone che non sono in grado di pagare questa cosa di fare dei lavoretti che in pratica in parte viene in qualche modo recuperata, diciamo, il debito
e appianato il debito del cittadino con il comune. Ecco, con questa pratica ci sono alcune cose che mi rendono, diciamo, contrario a questa attività. Prima cosa, le attività comunali normali dovrebbero essere fatte da personale qualificato e assicurato. Prima ho fatto vedere una strada, per esempio, che è stata costruita, non lo so se le persone che stavano lì a fare questa cosa avevano un'assicurazione INAIL o da altre cose. Per quanto mi riguarda, credo che comunque tra tutti i diritti e tra tutti i beni comuni, il primo è quello del lavoro, e che quindi non deve essere, diciamo, ridotto a una forma di baratto per chi che sia, per chiunque. Tra l'altro, queste persone, è presumibile che non potendo pagare tasi e IMU ed altro, è probabile che non paghino nemmeno la corrente elettrica, il gas o l'acqua, quindi è molto probabile che questa attività lavorativa non serva fondamentalmente a modificare la qualità di vita di quella persona. E quindi non la vedo molto virtuosa questa cosa. Un comune virtuoso, al contrario, quando vede una persona che non ha capacità, la possibilità di pagare la bolletta dell'acqua, per esempio, interviene. Quando sa che da livelli regionali e statali non riceve contributi in grado di poter, diciamo, avviare una politica sociale dignitosa, a quel punto dovrebbe indignarsi e battere i pugni, diciamo, dove è possibile farlo, e quindi nei confronti della regione, nei confronti dello Stato ed altro. Trovo, e quindi per questo abbiamo un'ipocrisia, c'è un ultimo punto che l'avevo scritto, lo voglio leggere, poi chiudo, l'ho fatto un po' troppo lungo e mi scuso di questo. Tra l'altro c'è un'ipocrisia proprio nel termine, cioè il baratto storicamente nasce come uno scambio commerciale tra le persone alla pari, il pescatore che porta il pesce all'artigiano che gli mette a posto la porta di casa. In questo caso non è un baratto, ma è un'iniziativa unilaterale che include lo scambio tra debiti e forza lavoro, e il lavoro però è un diritto, e quindi non barattabile. Far passare questo nuovo sfruttamento nascosto nel baratto amministrativo non è da virtuoso, secondo me, ma da cinici, e per questo che considero questa pratica un cinico baratto amministrativo. Allora, raccoglierei le tre domande, i tre interventi, dopo lasciamo al sindaco. No, ma rispondo velocemente sulla prima, tanto che si prepara. Okay. Sarò rapido. Adesso non so da che comune viene, però tanto qui non si parla di lavoro assolutamente, perché, e non si parla neanche di poter estinguere i debiti pregressi, perché se lei ha visto anche le recenti disposizioni della Corte dei Conti, i pareri, questa cosa qua, quindi, che hanno definito, prima non si chiamava baratto amministrativo, poi qualche volta usano termini che probabilmente non sono corretti, può essere utilizzata solo per poter in qualche modo, cioè l'esenzione che il comune può dare, che poi non è neanche l'unica esenzione sul quale è possibile lavorare, sono quella della tara dei rifiuti, le altre non è possibile, non è permesso, ci sono già dei pareri, quindi la cosa è stata abbastanza circoscritta, è solo la tara, e quindi va solo per quella che uno deve pagare, quella che non ha pagato non può essere scontata, chiuso, quindi quello è un problema che non sussiste. Poi, riguardo al discorso dell'assicurazione, nel momento in cui questi cittadini vengono iscritti in questo albo che viene annualmente, a questi signori viene estesa l'assicurazione che hanno i dipendenti comunali, perché questi sono gli accordi che noi abbiamo fatto. Quando facciamo la gara con l'assicurazione abbiamo prescritto questa cosa, e quindi hanno la stessa assicurazione che avrebbero i nostri dipendenti comunali, quindi sono assicurati. Gli forniamo i dispositivi di protezione individuale, e quindi da quel punto di vista lì non ci sono problemi. E poi è qualcosa che va oltre quell'altro aspetto che lei diceva, chi non riesce a pagare la bolletta dell'acqua, quelli
passano in altri canali, che sono i nostri servizi sociali, eccetera. Qui sono persone che già di loro lo farebbero, quindi è tutta una logica diversa. Poi altri comuni avranno anche fatto e sfruttato in maniera diversa, non lo so, io posso parlare solo per il nostro comune e noi l'attuiamo in questo modo. Allora, ci sono 3 interventi, adesso c'è l'intervento del rappresentante di Rita Bianca del Riserva Naturale, poi c'è Lidia Mangani. Ma c'è una domanda. Anche se deve fare la domanda, quindi siete in ordine, poi ci si chiederà. Ma io volevo intervenire sul baratto. Sì. Buonasera.